Andrea Cestari, schiacciatore del Metassi dell'Argentario. Andrea, una partita bella a metà, bella per i primi due set, siete partiti molto bene, avete forzato tanto in battuta, poi loro hanno cominciato a sbagliare meno, sono cresciuti tanto e alla fine resta rammarico per un punto preso, ma potevano essere tre. E sì, c'è da dire che noi i primi due set abbiamo giocato molto bene, loro magari un po' sottotono, e dal terzo parziale loro sono cresciuti, noi siamo un po' calati, ci hanno un po' preso le misure e alla fine siamo un po' calati anche in ricezione, e in battuta anche un pochetto, loro hanno ricevuto molto bene dal terzo set in poi e questo insomma ha fatto un po' la differenza, potevamo fare qualcosa in più, però un punto insomma sotto 2-0. Pensare di farne un po' di più. È stato comunque il segnale che la squadra ci avete ancora voglia di lottare, la salvezza ci credete? Sì, questo sicuramente, voglia di lottare ce l'abbiamo sempre e penso che questo non accadrà mai che andiamo in campo già battuti in partenza, questo sicuramente. Com'è stato l'impatto con il nuovo allenatore? È stato molto positivo e ha subito messo in chiaro alcune cose della sua teoria di pallavolo e speriamo adesso di metterle in pratica in campo. Adesso stai giocando un po' di più, hai già giocato due partite titolare, stai tagliando un po' di spazio in B2. Contento, sì? Sì, questo sono sicuramente contento, mi piacerebbe sempre dare qualcosa di più, no, di quello che faccio. Adesso dalla prossima settimana rientra Luca e quindi siamo anche più coperti sul ruolo di laterale. Insomma. Adesso ogni partita diventa una finale, cercare di prendersi il massimo da ogni partita. Sì, è vero, adesso d'ora in poi dobbiamo sempre cercare di andare in campo, cercando di fare più punti possibili. Questa salvezza noi la vogliamo e dobbiamo raggiungerla questa sera.